Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo showcase. Oggi proveremo il nuovo Trunks Free to Play, che è un kit molto interessante, ma un colore che potrebbe limitarlo. Il suo team principale è Future e come sappiamo già tutti, come giallo abbiamo l'insostituibile Miraigohan. Ma questo non vuol dire che non possiamo giocarli insieme. Oggi infatti li andremo a giocare in un normale Future Melee, alternando il terzo colore in base al matchup avversario. Vi mostro gli equipaggiamenti e andiamo subito in PvP. Ok ragazzi, siamo contro Future con i Blue Boys come leader, invece noi stiamo utilizzando il nostro bel Trunks Free to Play, che a parte ha iniziato un'ottima combo. Doppio bait sulla cover avversaria, continuiamo a pescare carte, dopo il kit ve lo spiego. E attenzione perché qui potrebbe già arrivare una kill, tiriamo la main. Ci ripeschiamo 4 carte. Vediamo se lo ammazziamo prima che entra Trunks. No, peccato. Potevo continuare. Effettivamente la special è ranged, quindi non è che abbia chissà quali danni, soprattutto in questa lineup che, come ben sappiamo, è completamente melee. Però va bene. Allora, il nostro caro Trunks è una versione modernizzata del Trunks Purple trasformabile, quello di colore viola, tipo del 2019. In pratica si pesca carte con qualsiasi cosa. Main, green, quando l'avversario switcherà, come avete visto prima, questo vi consente di fare combo davvero molto lunghe, ma non esenti da danni. Ok, peccato, volevo rientrare in combo. Inoltre ha qualche meccanica interessante come sub count sia per se stesso che per gli alleati. Questo perché i buff alla morte. Non lo faremo morire in questo showcase, ma ha dei buff alla morte, sia di danno che per quanto riguarda gli HP. Qui dal massimo lo potete sacrificare dentro un Rising Crash. Ok, sto mira intanto ce lo leviamo subito dalle scatole. Molto forte per adesso, da quello che ho visto. Ha fatto un inizio bomba e ha sole 4 stelle. Quindi immaginatelo un po' a 14 quanto potenziale può avere questo personaggio. È anche utilizzabile come doppio ieri nel future perché, come ben sappiamo, ci sono pochi rossi nel meta. E poi, secondo me, l'hanno fatto giallo perché sanno anche loro che l'unico colore alla fine che manca all'OE è appunto il rosso. È un po' il colore più debole che hanno, Frieza Red. Quindi hanno detto, vabbè, facciamo Trunks giallo. Così può sfondarli. Non avverrà proprio questo. Però comunque magari se riusciamo a beccare un lui in questo showcase testeremo i danni. GG. Ok, siamo contro una sorta di Future barra Droids con Emilia come leader. A noi interessa non avere un rosso contro per fare le nostre combo infinite con un sacco di danni. Buono, buonissimo. Poi se indovinate la cover sull'avversario, non la smettete più. Guardate, ma poi i danni, questa è 4 stelle. Ok, perfetto, magari poteva riswitchare con 18 green, così ci saremmo pescati un'ulteriore carta. Prima vita andata. Ora, se riesco faccio anche rientrare Trunks, però non posso. Eh no, con le strike non posso continuare la combo di main. Ok, ottimo. Vedete, entra 18 green. Mi pesco un'altra carta. Cioè, è una combo infinita in questo modo. Peccato, peccato. Ho tirato la main cercando di frame trappare l'avversario. E invece l'ha fatto lui. Allora, non voglio sprecare questo ben di Dio, queste quattro carte che ci siamo rerollati. Sì, riandiamo in combo. È bellissimo, è divertentissimo sto Trunks. Ok, special che purtroppo non farà chissà quali danni, ma già lo sappiamo. E qui abbiamo doppio endurance per coprirci. Allora, Cell col platino nuovo li shotta proprio gli hybrid, quindi ho un po' di paura a mettere Trunks. Io per adesso lascerei Mirai.
Rising Rush sprecatissimo. Non so perché abbia perso il timing. Forse ha caricato un po' troppo e voleva riempirsi del tutto il gauge. Ma qui ti sei un po' rovinato la partita. Ricominciamo a tirare carte su carte con Trunks. 3 strike l'abbiamo shottato. Vorrei davvero beccare lui, perché sono curioso di danni a questo punto. Però bellissimo sto Trunks. Special in testa. Ok. Se special ranged qua dentro fanno il solletico. E qui ci prendiamo una kill garantita. Non so se 18 green possa tankarla. Ah sì, sì, può farlo, può farlo. A metà HP. Non siamo la standing, quindi non ci prendiamo il colore neutro. Va bene, possiamo testare ancora di più danni di Trunks free to play. Qual è il problema? Ok. No, perché ogni volta questi pugnetti mi rimangono in vita con 2 HP negli showcase? Una cosa fissa. Oh, non interessa dell'ultimate di Mirai. Quando posso finirti? Con Trunks, GG. Allora, team molto interessante che potrei portare sul canale, perché un Super Saiyan con il nuovo Trunks, giallo-giallo-blu, con Bardock che mi era a supportare. Cioè qui dentro se Trunks parte fa dei danni che penso non siano né in cielo né in terra, ovvio. Il team è molto meno solido di un Future, però per uno showcase potrebbe essere divertente da giocare. Noi ovviamente siamo andati con giallo-giallo-verde per coprirci da Bardock e avere anche un ultimate che possa ammazzare in tranquillità sia Bardock ma anche il Trunks nemico. Qui continuiamo a fare le nostre combo, pazzesco. 4 stelle, eh? Io voglio sempre ricordare le 4 stelle. E Jeta, ti ho portato proprio per questo, leviamoci Bardock, addio ai crit. Ok. E rientriamo con Mirai. Ora calmi, 4 secondi. E faccio anche rientrare Trunks. E invece no, forfait. Ok, siamo contro God Key. Non il classico green green yellow, ma la lineup full color, sicuramente più abbordabile. E andiamo subito in combo con Trunks. Allora, troppe blast in mano, però su Blue Boys i danni riusciamo a farli, su Vegeta magari un po' di meno. Mi fa piacere che ogni volta switchano tutti i personaggi per coprirsi da Trunks e puntualmente mi fanno continuare la combo. Ah, peccato, peccato, poteva essere una buona occasione. Allora, mettiamo Mirai, cominciamo subito a levarti delle carte. Ok, questo è buono, molto buono. Allora, proviamo a fare una cosa? Sì, sì, questo è quello che voglio. Frame trappato con la main, partiamo in combo e Blue Boys. Sono stati shottati, ora. Niente, peccato. Ti devo salvare, non ti lascio morire. Messo Vegeta perché avevo paura del lock del suo Vegeta LF. Infatti facciamo direttamente così. Adesso abbiamo l'endurance, però siamo entrati direttamente in combo, infatti c'è il forfait. Ok ragazzi, lo showcase termina qui. Questo Trunks per essere free to play è davvero una bomba. A sole 4 stelle ha fatto danni davvero importanti. Inoltre ha danni maggiorati sul team migliore del meta al momento. E sì, è di colore giallo, quindi non va a sostituire Mirai Gohan. Però potete portarlo nella lineup e giocarlo come B-Color in determinati match. Come avete visto anche dal video, funziona molto bene. Io vi saluto e noi ci vediamo domani con un prossimo video.